A Gianfranco De Santis domandiamo come mai il Lecce sta investendo tanto su giocatori 18-20enni pur disponendo di un vivaio interno, di grande qualità. Beh, certamente questa è una domanda che ci poniamo un po' tutti. Molto si è puntato alla scoperta di giovani talenti. Una primavera che quest'anno, ha giocato con Mazzeo allenatore, predisponendo di giovani, provenienti dagli allievi e da altre, categorie. È pur vero che hanno pagato un po' il dazio, del noviziato, diciamo così, nella categoria di primavera, però, è pur vero anche che si dispone di un organico abbastanza, pregevole in prospettiva futura. Rivolgersi ad altri vivai, come abbiamo visto più o meno su questi movimenti di mercato, vivai dell'Inter, della Roma e altre situazioni, fa pensare, alle due soluzioni: o effettivamente è stato sopravvalutato, l'organico che c'è nell'attuale primavera, o diversamente ci sono dei motivi che purtroppo, vanno a braccetto con il calcio e che sposano altre logiche, non quelle della valorizzazione dei propri vivai.